Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi vi porterò con me in uno degli stadi più belli d'Europa, l'Allianz Arena di Monaco. Andiamo. Lo stadio dall'esterno è bellissimo, difatti sembra quasi una nuvola perché c'è questo materiale che risalta molto tipo il colore e la grandezza dello stadio. Ed è bello, però l'entrata mi piace più quella dell'Olimpico, perché è più bella, mi piace di più. Però devo dire è molto bello. Ragazzi, ora non c'è nessuno perché appunto non c'è una partita, non c'è un evento, niente, ma immaginatevi quando c'è una partita o appunto un evento, la folla che appunto viene di tensione per una partita, quanto è bella l'atmosfera. Queste sono le scale per andare a fare il tour appunto dello stadio del Bayern. Beh, qua si vede subito quanto è imponente lo stadio, guarda anche le scalinate, la struttura proprio, i trofei che hanno vinto, credo, se si può, non credo, metti giù il telefono, metti giù il telefono. Ragazzi, ora siamo entrati, dobbiamo andare a vedere il panorama da sopra. Abbiamo preso i biglietti, siamo in 4, abbiamo pagato 47 euro, quindi un prezzo tutto sommato economico per appunto uno stadio come questo. Oggi purtroppo non c'è il tour aperto, però possiamo vedere il panorama e poi andremo al museo. Ok ragazzi, per andare allo stadio esterno dobbiamo prima attraversare il ristorante e appunto ora siamo arrivati. La prendo. Come se passo? Ma se manda nel campo? Ah, siamo in curva. Ma che sono questi? Questo è il campo dove giocano Sigri, Bayern penso. Monaco. E chi Senso. stanno a giocare? Bayern Monaco, questo è il Bayern. I Sta calciatori. scherzando. Se lo scendi qua. Ragazzi, allora siamo qui quindi all'esterno. Niente da dire, lo stadio è bellissimo, vabbè, ma si sapeva, è comunque uno tra i più belli d'Europa, magari insieme al Camp Nou, al Bernabeu ed altri stadi. Devo dire, non sembra grandissimo il campo, forse perché siamo in una posizione un po' più sotto, però veramente è bello. Ho letto che per esempio, non ci sono tutti i posti a sedere, ma ci sono alcuni posti dove tu devi rimanere in piedi. In Italia questo per esempio non c'è, almeno allo Stadio Olimpico non c'è, sono tutti i posti a sedere. Invece qua sono in curva, soprattutto sono 6.000 posti ogni curva in piedi. Comunque no, molto bello. Ci sono anche le scritte Bayern Monaco sulle due Lo curve. scendi qua. È bello, è bello. In questo caso mo, credo che l'hanno affittato il campo. Credo, cioè lo fa anche il Camp Nou, lo fa anche il Barcellona insieme al Bayern Monaco e quindi è questo, è molto bello.
Andiamo? Capirai. Sì. E sono, vabbè, 11 volte che vincono E consecutivamente il quest'anno Master. è stata l'ultima. 11 volte, sì. 11 volte consecutive. Consecutive, ta, 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 ta. E poi oggi la, beh, quest'anno hanno vinto per pochissimo. Lo facessero anche in Italia queste cose col museo. Invece no, non lo fanno. Originale del 1932. Ok ragazzi, andiamo a scoprire qualche curiosità. Loro nel 1906 venivano chiamati pantaloncini rossi perché appunto avevano questo completo, anche con la cintura giocavano, e appunto venivano chiamati così. Era un completo tirolese. E invece, ragazzi, Max Kablonski fu il primo giocatore del Bayern Monaco a entrare in nazionale. Nato nel 1890, morto nel 1969. Il primo tedesco a giocare, appunto, il primo giocatore del Bayern a giocare nella nazionale tedesca. E invece, ragazzi, questa fu la squadra del primo titolo tedesco, il primo Meister nel 1932. Questa era la squadra e era allenata appunto da Richard Dombey, il loro allenatore dell'epoca. Questo appunto era il primo titolo, il primo Meister appunto vinto nel 1932. Questa, guardate anche la sua grandezza, com'era importante anche all'epoca. Però la forma appunto è completamente diversa di quella di oggi, perché ad oggi è tipo un piatto e questo invece è un gran trofeo di tutt'altra forma, diciamo. Questo è qua sotto, si possono vedere le squadre partecipanti. Ride. Guardate cosa ha trovato, una reliquia. Questo fu il primo contratto firmato per appunto creare il Bayern Monaco dai creatori, diciamo, dai primi presidenti. E invece questo qua fu chi l'ha creato? Sì, sono veri, mi sa. Questo invece, ragazzi, è il triplete che fece il Bayern Monaco nella stagione 2012-2013. Possiamo vedere il loro Meister, la Champions League e il Pokalsieg, che sarebbe la loro coppa della nazione. Questi sono proprio i trofei originali.
Ok ragazzi, ora ogni stand che supereremo sarà un'altra epoca, per esempio questa è l'epoca dal 33 al 65, quello sarà dal 65 al 79 e così via. Andiamo. Sì, è pieno di colpe qua dentro perché, come sappiamo, per il Bayern Monaco vincere non è una cosa eccezionale, è la quotidianità. Qua, per esempio, possiamo vedere dal periodo che va dal 65 al 79 la DFB Pokal del 66, del 67 e del 71. E poi possiamo vedere questi qua, un double fatto nel 69 con il Meister e la DFB Pokal. Là abbiamo un altro Meister nel 72, qua ne abbiamo nel 73 e poi nel 74. Quindi qua possiamo vedere come loro lo vincevano frequentemente, come il Bayern lo vince frequentemente. Ragazzi, invece questo è l'Olympia Park, che ce l'abbiamo proprio molto vicino a noi a questo stadio. Quindi vi dico che se questo video supera i 500 like, vi porto anche un video con tanto di storia e appunto di osservazione reale dell'Olympia Park, il vecchio stadio del Bayern, dove anche si è giocata la semifinale tra Italia e Germania nel 2006. Queste invece sono tutte le vittorie che va appunto dal 65 al 79 nell'Olympia Stadium. Un altro record mozzafiato del Bayern sono stati 101 gol nella stagione 71-72. Questo pallone ne è la testimonianza, che è il pallone appunto dove viene segnato il 101esimo gol. Invece, sempre di questo periodo del 65-79, questi sono i sellini dell'epoca. Sono totalmente diversi da quelli di oggi, però anche questi sono abbastanza carini. Questo ragazzi è lo standard degli anni 80-89. Qua possiamo vedere tutti questi trofei che il Bayern Monaco ha vinto. Notiamo che in quest'arco di anni il Bayern Monaco non ha vinto Champions, ma ovviamente ha dominato tutta la scena nazionale del campionato, vincendo tantissimi Meister e comunque vincendo la Coppa Nazionale, che per noi sarebbe la Coppa Italia, diciamo. Anche negli anni 90 ovviamente le vittorie non mancano, continua a mancare la Champions League, ma nella scena nazionale il Bayern Monaco domina, come domina nel presente, domina anche nel passato, vincendo anche una DFB Pokal, oltre ai suoi 4 campionati vinti in 9 anni. Che per il Bayern Monaco non è neanche un gran risultato, visto gli standard che ha. Questo invece è lo stand degli anni 2000-2009, qua hanno dominato loro la scena nazionale, come sempre, vincendo 6 campionati in ben 9 anni. È stato anche un periodo molto importante perché hanno inaugurato l'Allianz Arena. Questo appunto è una miniatura. Quindi l'Olympia Park appunto non fu più il loro stadio. Qua c'è una cosa molto curiosa, che praticamente lo stadio del Bayern Monaco si illumina di rosso solo il giorno in cui il Bayern deve giocare, tutti gli altri giorni invece è bianco, come appunto abbiamo visto all'entrata. Ok, siamo arrivati ai tempi di oggi, dal 2010 ad oggi, questi sono tutti i titoli vinti,
Abbiamo anche una Supercoppa europea vinta nel 2022 e i soliti trofei, oltre alle Champions appunto vinte che abbiamo visto prima. Queste invece sono le quattro Champions, cioè quattro delle sei Champions vinte dal Bayern. Questa del 2001, la più recente che sta qui, le altre del 74, 75 e 76. Possiamo vedere anche come quelle della Champions del 74 e 75 la coppa è più piccola, invece dal 76 in poi sono molto più grandi, anche come orecchie le orecchie che stanno sulla coppa, no? Questo è invece il triplete fatto nel 2020, possiamo vedere la Champions, il campionato e la Coppa nazionale, in più le due Supercoppe europee e il Mondiale per club ovviamente. A vedere tutti i giocatori del Bayern Monaco dagli anni 80 ad oggi. Pensate che ogni giocatore che arriva lo devono aggiungere, quindi figo. Ragazzi, è arrivato il momento di andare a spendere qualche soldo. Andiamo allo store. Ragazzi, anche lo store ovviamente è all'altezza del posto. Possiamo vedere quanto è grande e comunque la qualità dei vestiti, delle sciarpe e degli oggetti che ci stanno. Queste per esempio sono la divisa del portiere. Belle, che. E questa dei giocatori. Questa invece credo che l'hanno fatta per un episodio che quando per esempio hanno vinto il Mastia, il loro campionato, Robben rovesciò questa in testa a qualcuno, non mi ricordo chi, però la rovesciò in testa a qualcuno e diventò molto celebre anche su internet. E questa credo sia una copia. Questi sono i palloni. Ragazzi, quello del Bayern Monaco è veramente un grandissimo store. Diciamo che in giro non se ne trovano come questo, soprattutto in Italia, che comunque sì, ci sono, però sono piccoli e con meno roba, diciamo. Invece questo non solo è grande, ma c'è molto contenuto di marca, diciamo. Ragazzi, finisce qui il nostro tour alla Bayern Arena. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere anche gli stadi che voi avete visitato. E niente, dai, ci vediamo al prossimo video.